Buongiorno da Piercarlo Lava, sono con Michela Santini, scrittrice e blogger. Michela, ciao e grazie per questa intervista che servirà per farti conoscere meglio dai lettori di Alessandria Today e Alessandria Post, che sono i due blog su quali andrà questa, appunto, questa intervista. Ciao, ciao a tutti, grazie, grazie Piercarlo di questa opportunità, sono molto contenta. Bene, tu sei anche autrice su Alessandria Today e Alessandria Post e dopo la pubblicazione che ho già fatto della tua biografia e i tuoi post, i quali hai saputo farti apprezzare dai lettori, ovviamente sono lietissimo di farti anche un'audiointervista. Ci vuoi raccontare dove sei nata, chi sei, cosa fai nella vita oltre a scrivere e qualcosa della città dove vivi? Sì, allora io sono nata a Pesaro e vivo a Pesaro. E Pesaro è nelle Marche, è una bellissima cittadina di provincia. E niente, io faccio come lavoro l'impiegata nell'azienda di famiglia, che è un'azienda di termoidraulica. E ho 49 anni, a marzo ne compio 50. E mi sono appassionata alla scrittura fin da ragazzina, però scrivevo nei quaderni, per me ero molto gelosa. Da qualche anno ho un blog e dall'anno scorso scrivo Bene, e pubblico a tutti, anche su Facebook. certo. Mi hai un po' anticipato la seconda domanda in cui io ti vorrei chiedere quando hai iniziato a scrivere, perché e cosa ti ha spinto a farlo e su quali argomenti preferisci scrivere. Sì, allora ho cominciato l'anno scorso a scrivere perché mi sono messa a dieta e tutti i pensieri negativi che prima mi spingevano a mangiare, io li ho invece spinti prima in un quaderno e poi sul computer, sul cellulare. Scrivevo dove mi capitava e poi pubblicavo sul blog. Ogni tipo di pensiero negativo, rabbia, frustrazione, qualsiasi cosa. Ho cominciato ad avere degli apprezzamenti e ho continuato. Da lì poi ho pensato che magari era bello anche scrivere qualche racconto e mi sono spostata sui racconti. Bene, e mi risulta che hai scritto anche un libro, una bellissima novella, ce ne vuoi parlare? Sì, lì è stato un caso, mi hanno consigliato di scrivere su StreetLib, che è una piattaforma che permette di scrivere e di pubblicare, e ho cominciato a scrivere una storia perché era troppo lunga per un articolo di blog e l'ho finita, mi piaceva, mi dispiaceva lasciarla lì, così gli ho fatto anche la copertina e l'ho lanciata con il sistema ed è da marzo è pubblicata su Amazon, Google, Kobo, insomma tutte le piattaforme quelle più famose. Ho condiviso questa cosa con i miei amici, qualcuno l'ha comprato e sono orgogliosa. Ecco, come si chiama questa? Ha un titolo? Sì, Guscio della Cicala, un titolo un po' particolare. E è la storia di persone che ho conosciuto quando ero ragazzina, poi le ho conosciute non personalmente, le vedevo, le osservavo fuori di casa e mi ero fatta un'idea di queste persone molto egoiste e ho immaginato se io fossi stato un maschio, egoista come quelle persone lì, invidiose sempre l'uno dell'altro, come avrei vissuto? E così è nata questa storia, l'ho portata fino alla fine, però ha un lieto fine, perché a me piacciono i lieto fine. Ok, interessante. E poi eventualmente l'approfondiremo con un articolo su Alessandria Today. Adesso ci vuoi parlare dei blog con i quali collabori? Sì, allora io collaboro con Alessandra Today, Alessandra Post ultimamente. Da quest'estate scrivo per Scrittore in Corso, che è sempre un blog su WordPress. Sono ragazzi bravissimi, ognuno ha un argomento da proporre e si cerca sempre di trovare un tema e ogni settimana pubblicano. Io scrivo, mando via mail il mio Word e la mia storia, che non deve mai superare comunque le 800-900 parole più o meno. Poi loro sono bravissimi perché se c'è qualcosa che non gli torna, non gli piace, ecco, mi consigliano e quindi imparo anche. E poi pubblicano. Siamo in 14 e ogni settimana c'è una storia da pubblicare ed è molto emozionante per me. Certo, interessante. Ci vuoi dire, a tuo avviso, chi è per te uno scrittore? Come vede la realtà che lo circonda e che mondo sarebbe senza gli scrittori, senza di loro, senza di Certo, voi? scrittori sono
sono tutti, siamo tutti scrittori, perché ognuno ha una storia, un momento della vita che potrebbe raccontare, potrebbe metterlo su un quaderno, sia come fosse un articolo, sia una storia, sia un fumetto, tutti abbiamo qualcosa e che in tanti pensiamo che la nostra storia non valga niente, in realtà non è così. Gli scrittori hanno un grande talento, soprattutto quelli bravi, che riescono a renderti in immagine quello che loro raccontano. Quindi possono aiutarti a capire meglio la realtà che ti circonda, interpretarla, oppure possono farti entrare in un loro mondo che magari tu non conosci e tu entri all'interno di una vita di qualcun altro, che può essere un personaggio reale, come può essere un personaggio della fantasia. E se sono bravi e se veramente sei un lettore attento, finisci per innamorarti di un personaggio che poi ti accompagnerà tutta la vita. Per me è stato così per Anna Karenina, ad esempio, Harry Potter, cioè sono degli scrittori che sono fantastici. Se pensi che Pinocchio per tanta gente è un personaggio reale, perché è vero e vivo così come può essere una persona come Mickey Mouse o Paperino, sono personaggi straordinari secondo me. Bene, a tuo avviso, questa se vogliamo è una domanda che ha lo scopo di sentire un po' la tua opinione, quale dovrebbe essere la mission di Alessandria Today? Allora, Alessandra Today, ognuno entra ogni giorno e lo guardo, lo osservo, vedo quali sono i primi articoli che vengono proposti. È una realtà che a Pesaro non esiste e per me è bellissimo. Già è così è fantastico, dà un'informazione ai cittadini che è a 360 gradi, è assolutamente utile, informa, non giudica e lo trovo straordinario. In più poi offre anche l'opportunità di raccontare anche storie che non siano del territorio ma che siano di fuori. Questo è un regalo magnifico per tutti. Io penso che debba continuare così. Beh, sì, tenendo presente oltretutto che Alessandria Today è vista in oltre 130 paesi nel mondo, e anche perché c'è la possibilità di tradurre i singoli post nelle varie lingue, quindi questo naturalmente agevola. Se pensi che la Norvegia è il primo paese con visitatori su Alessandria Today, davanti agli Stati Uniti, alla Germania, alla Francia, all'India, eccetera. Non Sì. mi chiedere perché non lo so. Per finire. Tutti abbiamo dei progetti per il futuro e sogni nel cassetto. Ci vuoi raccontare i tuoi? Sì, allora io ho in testa una ragazza di cui vorrei scrivere una storia, ma una storia seria, impegnativa, e così, siccome penso di non essere ancora preparata, sto partecipando a un corso di scrittura creativa di 15 lezioni. Penso che l'insegnante sia un'ottima insegnante che mi darà quello spunto in più per poter scrivere un romanzo. Senza dimenticare i miei racconti di cui mi sono innamorata, soprattutto della vita di Ernesto che sto pubblicando su Alessandra Today, e che per non restare sola io tutti i giorni almeno devo scrivere qualcosa su di lui e sul gatto Marzio. Poi ne ho tanti di racconti pronti da pubblicare, però ecco, mi manca qualcosa sicuramente di capacità e quindi il corso mi serve, è indispensabile. Finito quello, penso che continuerò ancora con altri progetti. Bene, l'importante è avere sempre dei progetti, comunque per me sei già bravissima, quindi lo diventerai ancora di più. Ti ringrazio per questa tua disponibilità a raccontarti ai lettori di Alessandria Today, Alessandria Post e relative pagine social collegate, ovviamente sulla mia homepage di YouTube, Piercarlo Lava, dove ci sono tutti i video e le video interviste. Grazie e buona giornata. Buona giornata a tutti, grazie.